Il porto e l'aeroporto, due asset strategici per la provincia di Crotone, per i trasporti, il commercio, il turismo e dunque l'economia. C'è attenzione sulle due infrastrutture e ci si augura che presto ci siano delle novità importanti. Intanto una cosa è certa, sul porto partiranno la prossima settimana i lavori di demolizione dell'ex area Sensi per dare il via alla riqualificazione del Porto Vecchio. Dal giorno 15 si avvieranno le procedure di demolizione degli ex manufatti dell'area Sensi. E nella stessa settimana noi presenteremo per l'istruttoria al Comune, alla Soprintendenza e a tutte le autorità competenti il progetto di riqualificazione che abbiamo fortemente voluto in sinergia con il Comune di Crotone per la riqualificazione e la rigenerazione del Porto Vecchio di Crotone. È un momento di svolta e lasciatemelo dire con grande soddisfazione. Versante Aeroporto Sant'Anna, l'impegno è quello di attrarre compagnie per attivare nuovi voli sullo scalo dopo che il bando attraverso gli oneri di servizio è andato deserto, sul piatto oltre 10 milioni di euro. Ora SACAL lo ha perfezionato con la speranza che possa essere più attrattivo per i vettori e far partire, ad esempio, un volo giornaliero verso Roma. Diciamo che il primo bando, come purtroppo è andato deserto, ci stiamo impegnando per poterlo migliorare, poterlo ripubblicare per avere un risultato che possa essere utile al territorio in termini sia di posti offerti ma anche di tariffe. SACAL è un sistema aeroportuale, quindi il mandato che ho avuto dal Presidente Occhiuto è stato quello di sviluppare ovviamente con opportune differenziazioni e specializzazioni tutti e tre gli aeroporti, quindi sicuramente anche Crotone beneficerà delle attenzioni sia da un punto di vista infrastrutturale che trasportistico che si merita senz'altro.